Consegnati 5 mezzi trasporto cani per altrettante unità cinofile siciliane iscritte nei registri del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Le chiavi dei 5 Fiat Doblò Van appositamente attrezzati sono state consegnate dal dirigente generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, nel corso di una breve cerimonia svoltasi nella sede di San Giovanni La Punta. Le associazioni destinatarie degli automezzi sono l'AERA di Palermo, l'Organizzazione di Volontari di Protezione Civile di Ragusa, il Gruppo Volontario Cinofilo Acese, il Gruppo Cinoagonistico di Siracusa e Magna Vis di Catania. Il commento del dirigente generale Cocina, intervistato dal collega Gaetano Russo. Oggi una giornata importante, la consegna di 5 mezzi alle nostre unità cinofile, gruppi di volontariato altamente specializzati, un altro tassello per il potenziamento del volontariato. Eh sì, un altro tassello. Piano piano si costruisce un nuovo volontariato della regione siciliana più professionalizzato e ancora meglio attrezzato. Questi sono i primi 5 mezzi che compriamo per i 5 gruppi più avanzati, più specializzati, più presenti. La distribuzione è stata fatta con criteri di assoluta trasparenza sulla base della loro attività, degli interventi fatti, sulla base del numero di unità cinofile che hanno le associazioni, ma ci sarà spazio per tutte le altre associazioni che ci sono qui in Sicilia. La cinofilia è un settore che dobbiamo sviluppare tantissimo rispetto agli altri. Abbiamo dato priorità negli anni passati ad antincendio, abbiamo realizzato dei risultati veramente notevoli con la formazione di 900 volontari specializzati in antincendio con i nuovi standard, e faremo lo stesso per la cinofilia. Qual è il disegno strategico? Quello di potenziare tutta quella che è l'attività search and rescue per scenari di terremoto. I scenari di terremoto che purtroppo nell'isola, la nostra isola, non sono infrequenti, non lo saranno, perché sono sull'elevatissimo rischio sismico. Quindi è una giornata importante questa, a cui speriamo seguiremo tutte le altre giornate di consegne di mezzi, di formazione specializzata, di addestramento. Ricordiamo che oggi i cinofili sono quelli forse che fanno più addestramento